È dall'unghia feroce del dragone che Lorenzo regala l'emozione. Doma il fetente con le sue preghiere, da alba a notte, senza miserere. Dove puzzava il mostro esalta chiese, e sui pietroni di un tempio pagano, ecco pietroni a conio cristiano. Sassi per farfa e per le sue pretese di traghettare il vivere severo di Cristo nel silenzio e in monastero. Quella di Farfa è considerata una tra le più prestigiose abbazie non solo del Lazio, ma d'Europa. Le origini dell'abbazia imperiale di Farfa sono avvolte nel mistero, ed è forse anche per questa ragione che una gita in questo luogo lascia un segno profondo nella memoria dei visitatori. Sognata, cercata, costruita, distrutta e poi ricostruita, Farfa è ancora oggi una tappa obbligatoria di molti percorsi religiosi, spirituali, culturali, turistici. È anche una delle tappe della Via Carolingia, un itinerario ispirato al tragitto che Carlo Magno percorse nell'autunno dell'Ottocento, partendo da Aquisgrana per giungere a Roma, dove fu incoronato imperatore del Sacro Romano Impero. Tre cipressi per Tommaso, pellegrino alla terra del Signore, un ordine in visione, muratore del futuro di Dio sparso in un vaso di pietre saporite dal sapore dell'eterno sapiente e preponente della sapienza. È dal clima religioso stimolato dall'editto di Costantino che sorgono le fondamenta dell'abbazia di Farfa. Alla luce degli ultimi ritrovamenti archeologici, è possibile ipotizzare che il monastero sia stato fondato intorno alla metà del VI secolo, ad opera del vescovo Lorenzo, che si ritirò tra i resti di un edificio romano, forse una villa rustica, per condurvi vita monastica. Successivamente alla morte del fondatore, la zona viene invasa e distrutta dai Longobardi. Dopo un periodo di desolazione e abbandono, la ricostruzione è opera di Tommaso d'Amorienne, verso la fine del VII secolo. Tommaso, in pellegrinaggio in Terra Santa, ebbe in visione la Madonna, che gli ordinò di andare in Sabina e di ricostruire la chiesa a lei dedicata. Le sorti dell'abbazia subiranno nel corso dei secoli decisive trasformazioni. In occasione della lotta tra i Franchi e i Longobardi nel 774, l'abate Probato, di origini sabine, ed il monastero tutto si schierarono con Carlo Magno. L'aver appoggiato con tutta la sua influenza i Franchi fruttò a Farfa un immediato riconoscimento. Carlo Magno concesse al monastero due diplomi di immunità che lo rendevano esente da ogni giurisdizione, sia civile che religiosa. Per Farfa inizia un periodo di grandissimo splendore. L'abbazia diviene imperiale.
I Longobardi, innebbiati dall'orafo dei Franchi, sono memoria fragile, serrata nello scrigno di pietre impreziosite che il Magno verso Roma lascia ai banchi dei monaci disciolti dai controlli sacri e profani, solo aperti ai bolli della cultura. Più del Papa Carlo apre il corteo del secolo dell'oro. E farfa è d'oro, come d'oro e Carlo, come probato, come incensi e cori, mura di pietre, sogni di colori. Intorno all'abbazia si sviluppa un vero e proprio quartiere fieristico con le caratteristiche botteghe, artigiani, fabbri, sarti, calzolai. Gli scambi sono numerosi ed importanti, tanto che una delle due porte d'ingresso al borgo, oggi Porta Montopoli, una volta era chiamata Porta delle Fiere. Ed è proprio a testimonianza di quest'epoca che ancora oggi si svolge la Fiera di Farfa, un mercato che è simbolo dell'effervescente attività di produzione e di scambio che l'abbazia ha svolto nel corso dei secoli. Il grande artista Gian Lorenzo Bernini fu l'autore di grandiose e innovative coreografie e scenografie di un intermezzo musicale dal titolo La Fiera di Farfa, che debuttò con la commedia musicale Chi soffre speri, il 27 febbraio 1639 a Palazzo Barberini di Roma. A detta di tutti, la realizzazione del Bernini rappresentò un sorprendente e realistico squarcio di vita. La Fiera di Farfa, che richiama la famosa Fiera di Farfa che si svolgeva in epoca medievale ma anche successiva, ha ripreso vigore. È molto presente nella Fiera di Farfa soprattutto la valorizzazione della via dell'olio e quindi dei prodotti oleari che sono caratteristici della Sabina. Nella fiera era possibile trovare pane, vino, olio, il rinomato oro liquido della Sabina, che viene prodotto da circa 3.000 anni. Esaltato già nell'antichità dal celebre medico greco Galeno, vissuto a Roma nel secondo secolo d.C., l'olio sabino è oggi apprezzato in tutto il mondo ed è promosso nel cuore del borgo di Farfa, nella suggestiva oleoteca regionale ed anche nel moderno Museo dell'Olio di Castelnuovo di Farfa, a due passi da qui. La Fiera delle Fiere si svolge ancora oggi con un calendario diverso da quello di una volta, ma sempre con la stessa vivace affluenza di pubblico. Sopra il legno tarlato dei scriptoria sale Cristo sul cranio della croce. Monaci saggi, monaci ostinati, e Dalano regala penna e voce alle follie rubate o elaborate, alle memorie profumate in cielo, anche se nate con sapor terrestre. Così spezie per tutte le minestre codici sparsi, cronache d'annali, omeliari, favole di santi, fantasie d'ogni tempo negli incanti dell'uomo Dio, cerusico dei mali. Fu grazie all'abate Alano e ai tanti monaci che vi hanno prestato il loro prezioso e silenzioso lavoro che ancora oggi è possibile parlare del famoso scriptorium dell'abbazia. Qui gli artefici della produzione grafica medievale, primo fra tutti Gregorio da Catino, svilupparono una variante della scrittura minuscola carolina detta farfense, unica nel suo genere e in auge soprattutto tra il X e il XII secolo, con cui sono vergati preziosi codici conservati nelle biblioteche di Farfa, di Roma e del Vaticano. Oggi, grazie all'opera di due type designer italiani, questa splendida scrittura rivive, attualizzata, nel carattere tipografico denominato Farfa. Pensate a un'epoca in cui non esisteva la stampa,
in cui avere un libro era una cosa molto difficile, perché per comprare un libro si legge appunto nei registri di Farfa che un abate dovette vendere un terreno per comprare un libro. Il fatto di avere una biblioteca era una cosa importante per l'attività anche spirituale dei monaci, ma era anche una cosa che richiedeva un certo impegno, e i monaci dovevano trascrivere i libri manualmente e ci mettevano dei mesi, no, per fare un solo esemplare di un'opera. L'abbazia ce l'ha anche un altro gioiello, il museo di Farfa. Il museo porta la firma del grande artista Emanuele Luzzati, recentemente scomparso, e ripercorre in modo originale e poetico la storia dell'abbazia e del suo borgo. Noi non abbiamo voluto in maniera assoluta, allora fu proprio un punto fondamentale in questo museo, esaurire la storia di Farfa. Sono semplicemente un passaggio, un racconto, un qualcosa che vuole suscitare più domande all'uscita di quante risposte uno ha avuto. Cominciare a far capire come il museo non è semplicemente un contenitore che conserva, ma è qualcosa che parla, che racconta, che ci racconta del passato, ma ci dà anche spunti di riflessione per quanto riguarda il futuro. Una moltitudine di voci invita il visitatore ad immergersi nelle vicissitudini attraversate dall'abbazia nella storia. Le vetrine, arricchite con materiali scelti che ripropongono il periodo della grande Farfa, affascinano i visitatori. Di norma i musei sono il regno del silenzio. Questo invece non ha voluto essere silente, ma è un museo che ha scelto questa logica anche di parlare. La voce di Walter Maestosi è quella che ci accompagna, che rende onde della storia quello che Ennio De Concini ha trascritto nella sua grande capacità di essere quello che rende semplici discorsi spesso più complessi. Le voci si accavallano le une alle altre, ci si sente come parte di un coro, come quello che si ascolta quando i monaci pregano. L'esperienza è unica. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Troppo vicina a Pietro e al Vaticano, Farfa diventa lo nemico vero, la serpe da schiacciare, il cimitero da seppellirci libertà e pensiero, se indipendenti da curiali voglie. Monaci abati eletti dentro il chiostro, ma benedetti dagli imperatori. E Adenolfo, traghetta nel papato, Farfa la laica con i suoi cantori. C'è rissa. E minaccia un antipapa una scura bipenne per l'abate. Vince Adenolfo ed un cosmatesco pavimento di Cristo in abbazia. Ma dove si trova esattamente Farfa? Farfa è un'oasi di pace e di tranquillità nel cuore della Sabina Tiberina. Localizzata nel territorio del comune di Fara in Sabina, in provincia di Rieti. Il suo borgo è circondato dalla riserva naturale Tevere Farfa e dal monumento naturale delle Gole del Farfa. Dalla vicina Roma, Farfa è raggiungibile percorrendo la via Consolare Salaria, via che ha svolto un ruolo chiave durante il periodo romano per il trasporto del prezioso elemento, il sale. Farfa è anche una delle tappe della Via Benedicti, un itinerario che si snoda tra Umbria e Lazio, seguendo la nascita e lo sviluppo dell'ordine benedettino e del suo fondatore, San Benedetto. Ma cos'altro rende speciali questi luoghi tutti da vivere? I paesaggi, con le colline e le dolci e suggestive distese di olivi. Il famoso olio DOP Sabina, che nasce proprio qui, dove un clima gentile accompagna il ciclo delle stagioni e dove l'uomo
la flora e la fauna ancora convivono in una rara e preziosa armonia. Farfa cambia padroni, protettori, papi di Roma, re, imperatori, abati eletti solo per favori, simoniaci, venduti, corruttori, gente di grande fede, santi in cielo e sulla terra, nella mescolanza di bene e male, femmine di conio, anime in Cristo e anime in demonio, di questa civiltà che sa del conto di ogni prima morte e aspetta appesa che arrivi la seconda a separare Dio da Mammona, ultimo verdetto che null'uomo potrà mai più appellare. C'è un silenzio assoluto, sembra di essere sordi. Bello, perché ti senti proprio te stesso. Ci si scambia un piacere tra una cosa e l'altra, perché saremo una cinquantina di persone. E poi qui siamo sempre veramente pieni di bella gente, di matrimoni, di convegni, veramente sempre, è sempre una festa. Prima facevamo due fiere l'anno, settembre e aprile, 8 giorni dopo Pasqua e il 9 settembre. È così grande era il mercato qui, no? Le stoffe, tutta roba, di tutto c'era. Però la gente veniva 3-4 giorni prima per pigliare i posti, che erano lì per pigliare i posti.